per questo entusiasmo, grazie alla classe dirigente di Fratelli d'Italia che ha voluto organizzare questo incontro, grazie alle troppe persone che sono venute stamattina ad ascoltarci, qualcuno non è riuscito ad entrare, ci scusiamo, ci siamo ancora una volta sottovalutati a sapere che c'era una giornata così bella, magari potevamo fare un bel comizio di piazza, ma insomma sarebbe stato un po' rischioso per vederlo. Tra l'altro, come tutti sanno, noi preferiamo la piazza alle sale chiuse, però sai, il 14 dicembre, insomma, uno pensa che ci siano ottime possibilità che poi magari il tempo non tenga, e poi in effetti bisogna ricordarsi che siamo in Calabria e qui il tempo è spessissimo. Comunque, grazie davvero a chi no, anche ci scusiamo per chi non è riuscito a entrare, grazie a voi per essere venuti ad ascoltarci. Noi abbiamo voluto organizzare questa manifestazione per dire sostanzialmente una cosa, e cioè che siamo pronti a governare la regione Calabria, che siamo pronti a governare una regione che può avere molto di più. Io chiaramente credo con un ruolo sempre più centrale e importante da parte di Fratelli d'Italia. Questa è una delle regioni che senza timore di smentita ci hanno dato le più grandi soddisfazioni anche nelle ultime elezioni europee, è una regione dalla quale ci aspettiamo tanto e che sappiamo che si aspetta tanto da noi. A noi le sfide facili non piacciono mai, per cui siamo particolarmente contenti quando una realtà complessa come quella calabrese, che ha bisogno di tante cose, come quella calabrese, sceglie di investire su Fratelli d'Italia. Non tradiremo ancora una volta quelle aspettative, e quindi ci tenevamo a fare già una prima manifestazione, ne faremo tante altre, non le facciamo anche fuori dalla campagna elettorale, perché è un territorio che siamo abituati a frequentare molto, con una classe dirigente assolutamente capace, con una classe dirigente che ha dimostrato sul campo la propria competenza, la propria onestà, la propria onorabilità, la propria serietà, perché questo fa la differenza. Per chi vuole stare dentro Fratelli d'Italia, noi pensiamo di poter costruire per questa terra un futuro diverso da quello che abbiamo visto fino ad oggi. Io avrei voluto essere nella condizione questa mattina anche di annunciare il candidato di tutto il centrodestra alla presidenza della regione, non posso farlo, non per responsabilità di Fratelli d'Italia, noi ci eravamo visti con gli alleati. Lo dico non polemicamente, ci eravamo visti con gli alleati una settimana fa ormai e avevamo sostanzialmente definito i candidati alla presidenza di tutte le regioni nelle quali si vota. Calabria, poi sapete che ci sono altre regioni importanti nelle quali si vota la prossima primavera, eppure è importante partire, se si riesce a partire subito chiaramente è molto meglio. Avevamo sostanzialmente definito la quasi totalità dei candidati, qualcuno degli alleati, nello specifico Salvini, ha chiesto di poter fare delle verifiche su alcuni nomi e aspettiamo ancora che arrivino le risposte definitive, e spero arrivino tra oggi e domani, mettiamola così, insomma nelle prossime ore, soprattutto per la Calabria che ha un gran bisogno di partire con la campagna elettorale. Ma sia chiaro che noi la campagna elettorale la stiamo già facendo, perché la differenza bene o male tra noi e un po' gli altri che poi non si sa mai se fanno adesso qua l'hanno definito, ma insomma un centrosinistra piuttosto che il Movimento 5 Stelle, che stanno lì, un giorno si fanno la guerra, poi vanno al governo della nazione insieme, poi non sanno se le regioni vanno insieme, poi vanno insieme e perdono, allora dicono non andiamo più insieme, ma no andiamo insieme, ma no non andiamo insieme, e chiaramente ogni volta quando accadono queste cose poi hai voglia di metterti d'accordo sui programmi, su che cosa c'è da fare. Non così per noi, centrodestra è una realtà compatta da diversi anni, governa già ottimamente buona parte delle regioni italiane, ovunque abbiamo vinto stiamo segnando una crescita dei territori nei quali governiamo. Io particolarmente mi piacerebbe raccontarvi dei risultati per esempio della regione Abruzzo, che è stata la prima regione governata da un presidente di Fratelli d'Italia, che qualche giorno fa ha ottenuto una vittoria molto importante sul tema dell'aeroporto, che ha ridefinito i criteri per l'accesso alle case popolari, stabilendo dei principi molto saldi sulla, per esempio, vincolo di residenzialità, il famoso prima degli italiani che abbiamo tanto sbandierato. Insomma, noi siamo abituati a governare le regioni e a saperlo fare, non abbiamo problemi di scrivere il programma, sappiamo benissimo che cosa serve in una regione come questa. Fratelli d'Italia intende partecipare alla prossima amministrazione, alla prossima
legislatura con una bella pattuglia di consiglieri regionali. Le nostre liste saranno liste molto forti, molto competitive, di persone oneste, concrete, capaci, abituate a stare sul territorio, a guardare in faccia la gente e a conoscere i problemi del territorio. E penso che con queste persone, con queste liste, con questi programmi, agevolmente il centrodestra potrà vincere le prossime elezioni regionali. Vincere per capacità nostra e vincere per incapacità degli altri. Perché sulla giunta Oliverio io non ho molto da dire. Già lo dice il PD quando non lo ricandida, lo dicono già loro come è andata questa amministrazione, lo dicono nel momento in cui si fanno la guerra interna, lo dicono nel momento in cui, come già hanno fatto in Umbria e come fanno un po' su tutto il territorio nazionale, le sardine, mica le sardine, si nascondono dietro una candidatura civica facendo finta che non sono più loro. Cari amici della sinistra, potete nascondervi dietro tutto il tonno e le sardine che volete, siete sempre gli stessi squali. Lo sanno tutti su questo territorio. Lo sanno tutti chi siete su questo territorio. E quelli siete e quelli rimanete. Stesse persone che hanno governato in questi anni con i risultati che voi conoscete meglio di me. La Calabria è l'unica regione del Mezzogiorno che ha un PIL che diminuisce. Qui la disoccupazione aumenta. Qui 20.000 ragazzi laureati ogni anno scappano e non perché se ne vogliano andare, perché questa non sia una terra straordinaria o bella nella quale vivere, ma perché qui non hanno neanche lontanamente le potenzialità, le opportunità legate anche agli studi che hanno fatto e quindi se ne vanno. Qui i malati scappano, il 40% dei malati di cancro nel 2018 ha scelto un ospedale fuori dalla regione per curarsi. Qui c'è una situazione che è oggettivamente fuori controllo, le imprese chiudono e voi lo sapete meglio di me. Il punto è un destino. Cioè la Calabria è, diciamo, una terra che vabbè, dai, non si può risollevare, cerchiamo di gestire, di mantenere. È un destino? Non è un destino, sono scelte. La politica serve a questo. Brava, brava. Quello che è accaduto in questi anni. Quello che è accaduto in questi anni è frutto delle scelte che la politica ha fatto. Cioè, è un destino che quei 20.000 ragazzi siano costretti ad andarsene con una politica che se ne disinteressa totalmente e che mentre 20.000 laureati scappano al nord o all'estero addirittura, quelli sì a pagare le pensioni di qualche anziano francese e tedesco, eh? Altro che gli immigrati che pagano le nostre, quei ragazzi sì vanno a pagare le pensioni di questa francese. E la cosa surreale è che tutti sanno che le famiglie che hanno formato, che hanno cresciuto quei ragazzi, per crescere quei ragazzi, per formare quei ragazzi, per farli studiare, per farli laureati, ebbene hanno investito decine, centinaia di migliaia di euro. Risorse che vengono drenate, che vanno via dal sud, per andare ad arricchire qualche altro territorio, a nessuno interessa. E noi che ce ne freghiamo di 20.000 laureati, 20.000 ragazzi col master che se ne vanno all'estero, che se ne vanno al nord, invece siamo tutti concentrati a far arrivare i nigeriani che non hanno neanche la terza media sul territorio italiano. E manteniamo quei nigeriani, pakistani, piuttosto che, li manteniamo. Allo Stato mantenere ognuno di quegli immigrati richiedenti asilo costa 1.120 euro al mese. Fanno quasi 13.000 euro l'anno. Ma se noi avessimo dato 13.000 euro a un'azienda che assumeva uno di questi laureati che se ne andavano dalla Calabria in Calabria, se facciamo queste domande, se proviamo a fare proposte di buonsenso, io l'ho fatta una, l'abbiamo presentata anche stavolta, nella manovra, principio banale banale,
Lo Stato non può spendere in nessun caso per un immigrato richiedente asilo più di quanto spenda per un pensionato sociale italiano. Ma qualcuno mi dice se perché se un anziano può campare con 480 euro al mese, per un immigrato irregolare ne servono 1.100? Ma qualcuno me lo può spiegare? Non è un destino, non è un destino, sono scelte. Non è un destino che i malati scappino, è la scelta di una politica che ha pensato che la sanità potesse essere un ammortizzatore sociale per i propri amici, un luogo nel quale stipare le persone non sulla base del loro merito, sulla base della loro capacità, ma sulla base delle amicizie che avevano, dei santi in paradiso che avevano, o che addirittura hanno pensato che sulla sanità ci si potesse fare cassa, o che ci si potesse arricchire. E quando cominci ad arricchirti e ti provi ad arricchire sulla gente che muore, beh, sei proprio all'ultimo stadio dell'infamia. Però è quello che è accaduto purtroppo anche in territori come questi. È un destino che le imprese chiudano, che qui non ci siano infrastrutture. Ma ho chiesto fuori, dice, quali sono le priorità di Fratelli d'Italia per la Calabria? Dico, tre ce l'abbiamo. Lavoro, lavoro, lavoro. Però vedete, per creare il lavoro servono una serie di cose prima. Non è che il lavoro si crea solo con gli incentivi, perché se tu dai incentivi in un deserto, la gente non aprirà le imprese comunque. Qui la più grande sfida da vincere, e io non ho paura di parlarne nei comizi, lo so che è un tema noioso, lo so che è un tema noioso, però alla gente devi dire la verità. Qui la prima sfida da vincere sono le infrastrutture, tutto il resto. Qui se non ci sono le infrastrutture, tutte le altre cose che noi possiamo fare per garantire ricchezza a questo territorio sono inutili. Lo dobbiamo capire. E certo che la politica sulle infrastrutture non ci si spende. Perché non ci si spende? Perché quando tu ti metti a lavorare sulle infrastrutture devi spendere un sacco di soldi. E in 8 casi su 10 non sarai tu a tagliare il nastro dei soldi che stai spendendo. E quindi potrebbe un altro avere il vantaggio di quello che tu stai facendo. Però la politica è vera politica quando sa fare scelte di lungo respiro. È certo che è più facile per prendere i voti venire da voi e dirvi vi do 780 euro al mese a tutti. Dice no, vuoi far ponte sullo stretto di Messina? No, no, più facile votare quello che dice vi do 780 euro al mese perché oggi mi risolvi il problema. Ma non lo risolvi così. Il problema così non lo risolvi, infatti il reddito di cittadinanza è il problema, non l'ha risolto. Sapete perché? Sapete che cosa c'è di sbagliato nella mentalità del reddito di cittadinanza? La frase più sbagliata che io ho sentito sul reddito di cittadinanza è quando Di Maio ha detto abbiamo sconfitto la povertà. A parte che, vabbè, abbiamo visto dai dati del Censis le celebri frasi di Di Maio, un giorno faremo un compendio delle celebri frasi di Di Maio. E poi facciamo le note a margine di Toninelli. Quando Di Maio ha detto abbiamo sconfitto la povertà, vi ha dato uno spaccato della cultura con cui si affronta il tema della povertà in un territorio come questo. Vedete, un signore che ne capiva molto più di me, si chiama Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, era un signore che veniva dalla povertà. Dice che la povertà non è la mancanza di soldi, la povertà è la tua impossibilità di migliorare quella condizione che è data dalla realtà che ti circonda. Se tu invece di consentire a questo territorio di svilupparsi dai un reddito di cittadinanza, di fatto è lo stesso principio di quando mantieni un tossicodipendente al metadone. Guarda, non ti do più la droga, cioè ti do il metadone, così tu rimani dipendente, ma siccome ti do il metadone, diciamo, non vai a rubare. Il famoso principio della riduzione del danno. Che vuol dire? Vuol dire che quello rimane un tossicodipendente. Solo che alla società in quel momento non dà fastidio. Ce la vogliamo dire la verità? Il principio del reddito di cittadinanza è esattamente la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Rimani povero, rimani disoccupato, rimani uno che dipende dalla politica, rimani uno che non si può risollevare da quella condizione di difficoltà perché la realtà intorno rimane esattamente la stessa, ma intanto mi voti.
esattamente il principio del reddito di cittadinanza. E io penso che sia esattamente il Sud a dire che non lo vuole il reddito di cittadinanza, e che chi qui vuole le infrastrutture per portare lavoro, chi vuole che le imprese aprano per portare lavoro. L'altro giorno ho incontrato un imprenditore proprio calabrese, mi ha detto, dice, io conosco un ragazzo bravissimo, anche lui laureato eccetera, sa che mi ha detto l'altro giorno, mi ha detto, guarda, ho fatto richiesta per il reddito di cittadinanza, se non me lo danno mi assume. Ecco, questa è la mentalità sbagliata. Io dico che noi non dobbiamo perdere tempo perché i nostri ragazzi prendano o abbiano un posto di lavoro, perché intanto prendono il reddito di cittadinanza, perché quel tempo sarà tempo buttato nella loro formazione, nel loro ingresso nel mercato del lavoro, nella loro capacità di farsi strada all'interno del mercato del lavoro e quindi di migliorare sempre la loro condizione. È il Sud che deve dire no al principio del reddito di cittadinanza, è il Sud che deve chiedere di avere la libertà e la dignità che solamente il lavoro può generare. E allora sì, la battaglia sulle infrastrutture che Fratelli d'Italia ha fatto in questi anni è una battaglia della quale ci assumiamo la responsabilità. Il tema di dire no, Conte è tutto felice, il 34% per le infrastrutture al Sud è un principio inserito nel nostro ordinamento, per carità, non è che è colpa né di questo governo, è colpa di tutti i governi che non ci hanno messo le mani. Cioè, da noi il principio è che la spesa infrastrutturale è legata alla popolazione. E quindi, siccome al Sud vive il 34% della popolazione, 34% di spesa infrastrutturale, cioè, dal Nord vive il rimanente, e quindi 67% di spesa infrastrutturale. Ma è un principio sbagliato. Perché? Perché il Sud vive lo spopolamento. E il Sud vive lo spopolamento perché non ci sono opportunità, e le opportunità non ci sono perché mancano le infrastrutture. Se tu mi leghi la spesa per infrastrutture alla popolazione, avrai sempre meno spesa per infrastrutture, sempre meno infrastrutture, sempre meno popolazione, sarà un cane che si morde la coda e alla fine non ci rimarrà assolutamente nulla. Quindi il principio della residenzialità è uno dei principi, ma non puoi non legarlo con il ritardo infrastrutturale di una terra come questa. E guardate che noi solo di infrastrutture, cioè solo diciamo sistemando i nostri problemi infrastrutturali, potremmo risolvere i problemi che abbiamo. Pensate al porto di Gioia Tauro. L'Italia è una piattaforma in mezzo al Mediterraneo, ma a voi pare normale che la gran parte delle merci che arrivano da est preferiscano circumnavigare l'Europa per attraccare nei porti di Rotterdam o Amsterdam, perché se lo facessero a Gioia Tauro il tempo che ci metterebbero ad attraversare l'Italia e segnatamente il Sud Italia via terra sarebbe più lungo di quanto non sia di quanto non serva per arrivare via mare a circumnavigare l'Europa? Mi sembra una cosa normale. Vogliamo fare due conti? L'Istituto Einaudi, non esattamente Giorgia Meloni, dice che l'Italia perde per l'assenza di infrastrutture commerciali una cosa come 70 miliardi di euro l'anno. Sapete quanti sono 70 miliardi di euro? Sono due volte e un pezzo la legge finanziaria che stiamo facendo, per la quale capigliamo da settimane, sono 30 miliardi. Noi ogni anno perdiamo più del doppio perché non abbiamo le infrastrutture. E del resto voi lo sapete, perché il turismo è un altro dei grandi problemi che avete. Giusto, questa è una terra che sul turismo e col turismo potrebbe campare un tantino di più? Sì, vogliamo dircelo? Diciamo che io sono convinta che l'Italia dovrebbe investire su tutto quello che è la sua identità, i suoi luoghi, i suoi scorci, no? Noi dobbiamo investire su quello che i cinesi non ci potranno copiare mai. Ecco, diciamo che la Calabria e i cinesi non ci possono copiare. Così come la Toscana, perché le cose che... Noi dobbiamo investire su questo, ok? Però oggi dobbiamo fare i conti col fatto che il turismo vuole essere comodo. Cioè la gente vuole vedere i posti belli, ma siccome c'è una, diciamo, concorrenza molto alta, la gente tende a privilegiare, ovviamente il turista tende a privilegiare il luogo dove è facile andare e dal quale è facile ripartire. E quindi anche il turismo, le merci. Quanto costa trasportare le merci e quindi quanto aumentano i costi di produzione e quindi quanto questo ci rende meno competitivi, tutto ruota attorno a questo. Noi lo dobbiamo capire. Allora, Fratelli d'Italia è disposta a dire che questa è una battaglia intanto nazionale che noi stiamo facendo già da qualche anno, ma che vogliamo fare anche qui a livello regionale. È intollerabile che qui sia stato speso circa un terzo dei fondi per lo sviluppo regionale.
fondi europei per lo sviluppo regionale, se Europa, sono problemi. Poi quando i soldi li restituisce, diciamo che poi sono sempre soldi nostri, ma insomma che ci vengono restituiti attraverso una serie di linee di finanziamento, non li usiamo, perché siamo incapaci di utilizzare quelle risorse. Però i 125 miliardi di euro al MES, al Fondo Salva Stati, glieli stiamo dando. Poi quando l'Europa restituisce qualche risorsa, noi non li spendiamo perché siamo completamente pazzi. E quelli sono fondi per infrastrutture, sono fondi contro il dissesto idrogeologico, altra grande materia in una regione come questa, la conoscete benissimo. Ecco, io vorrei che la politica avesse il coraggio di parlare di questo. È certo che una volta che tu lavori sulle infrastrutture e incentivi le aziende ad aprire, ad assumere, noi abbiamo fatto tante proposte anche su questo, proposte sulla tassazione, abbiamo addirittura formalizzato nell'ultima manovra finanziaria una proposta che dice che vengono completamente detassate le imprese del nord che aprono una sede nel mezzogiorno d'Italia, in alcune regioni del mezzogiorno d'Italia, perché è ovvio che se paghi zero tasse magari sei invogliato a venire ad aprire, sempre se c'è un impegno anche sulle infrastrutture, sempre se c'è un impegno sulla legalità, che è un'altra grande questione, signori. Non c'è sviluppo se non c'è legalità, non c'è crescita se non si combatte la criminalità organizzata, non c'è crescita di nessun genere se ci sono zone franche. Nessuna tolleranza. Il più grande nemico di questi territori è la criminalità organizzata. Il più grande strumento di impoverimento di questi territori è la criminalità organizzata. Non vi fate fregare da quelli che fanno finta di trovarvi il lavoro quando è per colpa vostra, per colpa loro, in una terra del genere il lavoro non c'è. Non vi fate fregare. E allora anche il tema, ovviamente, della legalità, il tema della presenza dello Stato, il tema della credibilità dello Stato e delle sue istituzioni. Questo è anche un altro grande pallino di Fratelli d'Italia. Noi di battaglie per la credibilità di uno Stato forte con i deboli e debole con i forti, da sempre, la facciamo ogni giorno. Lo Stato, le sue istituzioni, ma anche i privati ai quali va chiesta responsabilità. Ve ne dico una, abbiamo fatto approvare l'emendamento nella manovra di bilancio del quale io sono particolarmente fiera, perché è una battaglia che facciamo da diversi anni, contro le bollette pazze. Allora, voi sapete che ormai è sempre più frequente questo fenomeno per cui ti arriva a casa una serie di bollette inventate, maggiorate, importi che tu non devi. In alcuni casi quelle bollette vengono inviate anche a famiglie anziane, magari uno non neanche se ne rende conto e paga delle somme che non deve, in altri casi se ne rende conto e per dimostrare che non deve quelle somme deve mettere in mezzo gli avvocati, deve fare i ricorsi, intanto deve pagare perché sennò ti staccano le utenze. Insomma, non so se sia accaduto anche a qualcuno di voi, ma è un fenomeno sempre più frequente. Allora noi, siccome bisogna chiedere responsabilità soprattutto a chi gestisce, no, spesso le attività in concessione, non abbiamo fatto una proprio semplicissima proposta: se tu mi mandi una bolletta pazza e io ti dimostro che non ti dovevo quei soldi, sei tu che dai a me il 10% della somma che mi avevi richiesto e comunque non meno di 100 euro a titolo di risarcimento danno per tutto il tempo e le risorse che mi hai fatto spendere per dimostrarti che non ti dovevo quei soldi. È un fatto di serietà, è un fatto di giustizia. Noi vorremmo uno Stato così, vorremmo una regione così, vorremmo una politica che si assume le sue responsabilità, vorremmo un cittadino che potesse contare sulle sue, fidarsi delle sue istituzioni. Sono le battaglie che facciamo ogni giorno. Allora, qui si può fare tanto. Qui si può fare tanto sul tema del lavoro, si può fare tanto sul tema della spesa dei fondi europei, si può fare tanto sul tema delle infrastrutture, si può fare tanto sulla sanità e ringraziamo i tanti medici, i tanti operatori della sanità calabrese che in condizioni di difficoltà fanno del loro meglio ogni giorno, perché c'è anche un sacco di gente bravissima che fa il suo lavoro al meglio delle possibilità in condizioni non esattamente facili, non siamo pronti per fare quel lavoro. Noi siamo pronti per sostenere le imprese che qui assumono, noi siamo pronti per aiutare i più fragili. Un altro grande tema, l'aiuto ai più fragili, è una cosa che questa società ha completamente perso. È un altro dei grandi errori del reddito di cittadinanza, se ci pensate, perché se tu dici che un ragazzo di 35 anni
perfettamente in condizione di lavorare può prendere 780 euro, quando un disabile prende una pensione invalidità di 270, ti accorgi che quando le risorse mancano, se pretendi di dare soldi a pioggia, alla fine discrimini il più debole, alla fine discrimini sempre il più debole. E abbiamo fatto noi queste battaglie per aumentare la pensione di invalidità. Fummo quelli che fecero la battaglia per escludere la pensione di invalidità e l'indennità d'accompagnamento dal calcolo dell'ISEE. C'è questa sinistra così umana, perché loro sono quelli umani, ricordatelo sempre, eh? Umani sono loro, noi siamo i mostri. E loro che sono umani avevano previsto che se tu prendi l'indennità d'accompagnamento, te la calcolano come ricchezza. E quindi quell'indennità d'accompagnamento per paradosso ti faceva uscire dalle graduatorie, se non so, se avevi un figlio che andava all'asilo nido comunale. Ma vi rendete conto della follia? Abbiamo fatto noi queste battaglie e continueremo a fare a difesa della famiglia, a difesa delle madri, a difesa di chi mette al mondo un bambino. Perché oggi una famiglia, una coppia che mette al mondo un bambino nelle condizioni di difficoltà, di precarietà, di costo che questo ha, sono eroi. E la società non te lo riconosce, la società fa di tutto per metterti i bastoni tra le ruote se metti al mondo un figlio, la società ormai considera addirittura un nemico la famiglia, come sei matto. È vecchia, è una cosa vecchia la famiglia, un'istituzione vecchia. Le famiglie moderne, solo moderne, cioè hai fatto un figlio con tuo nonno? Eccolo, va bene. C'è un uomo, una donna, fanno un figlio con loro. Non si può fare una cosa. Allora, noi siamo qui per fare tutto questo, siamo qui per farlo con la nostra solita serietà, con la nostra solita coerenza, con la nostra solita concretezza. Di Fratelli d'Italia avete visto che ci si può fidare. Noi siamo un partito noiosamente coerente, siamo sempre dalla stessa parte, diciamo sempre le stesse cose, le aggiorniamo, però diciamo non ci sono mai grandi sorprese. A me ha fatto piacere che quando ci sono state le consultazioni per la nascita di questo governo, questo qui rosso, 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 questo governo rosso, l'unica delegazione che andava a parlare col Presidente della Repubblica, della quale si sapeva esattamente cosa avrebbe detto al Presidente della Repubblica, era la delegazione di Fratelli d'Italia. Tutti avevano un piano A, un piano B, un piano C, c'era una suspense, che dirà, che non dirà, andrà con i 5 Stelle, 5 Stelle andrà con PD, 5 Stelle tornerà con la Lega tornerà con 5 Stelle, andrà con centrodestra, Forza Italia vuole andare a votare, non vuole andare a votare, e il PD che vorrà andare con 5 Stelle, andrà con 5 Stelle, vabbè, Fratelli d'Italia vuole solo il voto. Ecco, io credo che anche questo sia un tratto distintivo della nostra comunità. La chiarezza e la coerenza costi quel che costi. E guardate, è un fatto importante nell'Italia di oggi, perché se i politici non si sentono vincolati agli impegni che si prendono in campagna elettorale, sia in tema di programmi, sia in tema di alleanze, vi comunico che il voto vostro non conta più niente. Cioè loro dicono, loro la chiamano democrazia parlamentare, per loro la democrazia parlamentare funziona un po' così. Io prendo il tuo voto dicendoti A, B, C e D. E che farò A, B, C e D con Caio e Tizio. Poi vado in Parlamento e per 5 anni posso fare quello che mi pare. Quindi non A, B, C e D, quello per cui tu mi hai votato, ma posso fare E, H, G, eccetera, con Sempronio. Mi dicono è la democrazia parlamentare. No, quella è una fregatura, non è la democrazia parlamentare. La democrazia parlamentare è un'altra cosa. La democrazia parlamentare vuol dire che tu sei vincolato agli impegni che ti sei preso, che sei vincolato alle ragioni per le quali sei stato votato. Perché altrimenti non esiste più il diritto di voto, non esiste più niente, non c'è più la democrazia, è solo una grande presa in giro. Ecco, noi siamo invece un partito che crede nella democrazia rappresentativa, nel senso che rappresentiamo quelli che ci hanno votato perché credono nelle nostre stesse cose e crediamo di essere vincolati a fare esattamente quello costi quel che costi. È un fatto di garanzia, un fatto di chiarezza. Io ne vado estremamente fiera e credo che sia questa la ragione per la quale Fratelli d'Italia continua a crescere, il partito che sta in questa fase crescendo di più, l'unico partito per la verità che sta crescendo, perché in un mondo nel quale molti sono sembrati delle foglie al vento, a noi piace rimanere un albero con le radici ben piantate a terra, un albero al quale si possono raccogliere frutti per far crescere la nostra terra. Allora, noi siamo pronti,
siamo pronti per condurre anche questa campagna elettorale, siamo pronti per governare per i prossimi 5 anni la Calabria, siamo pronti per mandare a casa questo governo che non può resistere nelle condizioni in cui sta andando avanti, e del resto era prevedibile quando ti viene insieme solamente la paura del consenso o l'interesse della poltrona di fronte alle intemperie di questo tempo non regge. Siamo pronti ad andare al governo della nazione, a dare a questa nazione un governo finalmente capace di difendere i suoi interessi, di difendere gli interessi degli italiani dopo tanti governi di anti-italiani che abbiamo visto in questi anni, e lo faremo ovviamente se ci aiutate a crescere ancora. Ma una cosa la voglio dire, e la voglio dire qui come la dico su tutto il territorio nazionale: non votate Fratelli d'Italia per interessi. Cioè, non ci votate se pensate che appunto o Fratelli d'Italia il cambio, no, ti do il posto all'ospedale, questo è bravo PD, votate PD, volete questo. E non votate Fratelli d'Italia per rabbia, perché volete spaccare tutto, perché odiate tutto, perché volete per quello votate 5 Stelle, sopravvivono. Votate Fratelli d'Italia se votate per amore, se votate per amore della madre, della vostra famiglia, del vostro futuro, della vostra identità e di tutto quello che questa terra può e deve rappresentare, perché merita molto di più.